La giunta regionale finanzia il concertone del primo maggio a Roma ed è polemica. Come mai la Regione Puglia ha deciso di sponsorizzare il concerto del primo maggio a Roma quando invece ci sono delle liste di attesa un po' importanti qui in Puglia? Sui giornali in questi giorni si è visto anche molto quante persone stanno attendendo per risonanze, insomma, esami che hanno tempi lunghissimi. Non lo so, una risposta. Vabbè, intanto non c'entra niente il concerto. Poi per quanto riguarda la sanità si sta facendo un piano nuovo e quindi ci saranno delle novità. Voto Antonio, italiani! Ci rincontriamo. Quando viene a conoscenza delle carte. Dai. Va bene. Con le carte che la zingara ti fa. Come vedete c'è il pienone all'interno del centro unico di prenotazione, pieno di gente. Abbiamo una marea di gente, la gente sta aspettando di prenotare la propria visita medica. Ti dico che destino avrai, buona sorte o guai. Te tutti con le carte. L'Italia è fatta di carte. E le carte parlano. E le carte parlano. Solo i progni vanno avanti. La nera, ma sì o no, lo vedremo tra poco. La cartellina piena di carte. Una visita. Da quanto tempo è che fa queste carte? Visita a Fasano al 2012. 2012. Italiani, il credo di dolore che fra voi! 2 anni, quindi ha prenotato 2 anni fa e nel 2012 deve fare l'anno scorso. Per il 2012 deve fare la risonanza. È urgente questa risonanza. La legge era una risonanza alla testa. Cioè vogliamo... Non fate più l'ospedale. Stiamo lavorando per questo. La neve, ma sì o no, lo vedremo tra poco. Anche Angelo Panicandro, pre-legislatore del Consiglio Regionale, la segretaria regionale del partito, sono figure importanti, significative, e di conseguenza abbiamo avuto questa esperienza e quindi sono arrivato secondo e questo mi ha permesso di essere... E di essere parlamentare in pectore anche. Dopo il 26 potremo, diciamo, esserne certi. Evidentemente la postazione qua, diciamo, assegnata in questo contesto dovrebbe essere molto utile e di conseguenza, diciamo, molto probabile. Allora, io credo che un rappresentante delle istituzioni abbia il dovere di mettersi al servizio della collettività. Io credo che negli anni in cui ho fatto l'amministratore, a partire da quell'esperienza. Eh sì, perché tu hai fatto in pratica l'assessore comunale, il consigliere provinciale, hai fatto il consigliere regionale, quindi tutte le esperienze. Sì, diciamo che ho consumato tutti i passaggi istituzionali. E credo di averlo fatto nell'interesse collettivo. Tutti sanno che non ho mai abusato dei miei ruoli speciali per fini e scopi, diciamo, personali. Tutti hanno, diciamo, abbondantemente verificato che sono stato al servizio della collettività. Evidentemente il bagaglio accumulato in questi anni di esperienza evidentemente ritornano utili, cioè non è possibile immaginare uno arrivi in Parlamento senza aver fatto il percorso, perché abbia, diciamo, le stesse, non dico capacità, ma le stesse Buonasera. Stesse cose, diciamo. Una domanda solo al volo. Visto che l'anno fa, lei, signor Matarrelli, mi fece una promessa su un video che la sanità avrebbe avuto un piano nuovo e delle novità. Poi per quanto riguarda la sanità si sta facendo un piano nuovo e quindi ci saranno delle novità. L'unica cosa nuova che abbiamo visto nell'ospedale di Mesagne è una, che hanno chiuso dei reparti, e che oltre che reparti anche dei servizi. Quindi l'unica novità è stata questa. Allora, io voglio dire un'altra cosa. Quindi se lei va alla Camera, visto che comunque da consigliere regionale hanno chiuso dei reparti, alla Camera chiude l'ospedale. Ecco, lei mi disse che dovevo vedere le carte per poi ritornare da lei. Ma lei le carte le ha viste?
Vuole rispondere a questa domanda oppure non lo so? Guarda, non ha senso rispondere. Non ha senso? Chi non ha mai letto un documento, io non ho letto mai un documento. No, no, io. Lei disse questa poi cosa. Lo diremo pubblicamente a breve, insomma. Ce l'ho io, ce l'ho io. Certo, no, no, era giusto. Allora, siccome lei non aveva letto le carte, forse si riferiva a queste di carte. E le ho portato il 2 di picche che glielo do da parte di cittadini, visto che lei è a servizio, come ha detto poc'anzi, dei cittadini. Speriamo che non vada alla Camera, altrimenti l'ospedale di Mesagne chiude. Non no, non le sto toccando. Non ha messo il maglione rosso oggi. No. Vabbè, questo è per lei, se lo vuole accettare il 2 di picche. No. C'è sempre una carta comunque. No. Magari no. Se la prossima volta legge le carte, anche lei magari fa meno promesse a questo ospedale. Ci ringrazia, va bene? Sono cacciato da un luogo pubblico, vi ringrazio. No, vabbè. Sparisci. Non è un luogo pubblico. Non è un luogo pubblico. Ok, signor Mattarelli, la curiamo di andare alla Camera, così l'ospedale di Mesagne chiude. Grazie. Impari le carte prima. Ergo, a partire da oggi, 3 lire di meno sul salario. È chiaro? Vai! Sì. Vai! E io pago! E io pago!